Ciao a tutti. Oggi, per rispondere ad alcune domande, soprattutto per chiarire alcune cose, soprattutto per le persone che seguo, sia qui sul canale YouTube, sia personalmente nelle mie sessioni personalizzate online, vorrei chiarire un attimino questo punto. Perché? Perché tendenzialmente le persone parlano, quando finisce una relazione, soprattutto quando c'è una relazione che non va, di aver sbagliato, di aver commesso degli errori. Bene, se effettivamente vuoi capire quali sono gli errori più comuni che si fanno in amore, sappi che sei fuori strada. Perché, potrai chiedere, perché allora hai dato un titolo così? Il titolo è proprio provocatorio. Perché? Perché in errore non ci sono errori nel vero senso della parola, perché quando si ama davvero, quando l'amore, il rapporto ovviamente è sano, si può parlare di esperienze. Oltretutto nel rapporto di coppia, così come nel rapporto amicizia, così come fare il genitore, non ci sono libretti di istruzioni validi in assoluto. Ogni caso è un po' un caso a sé. Quindi io direi che più che parlare di errori in amore o nel campo affettivo relazionale, dovremmo parlare di alcuni comportamenti, scusate, da evitare, per evitare ovviamente di avere poi dei problemi in seguito. Ovviamente in un rapporto, in una relazione, ricordiamoci che amare in modo sano vuol dire avere coraggio, no? Non vuol dire essere deboli. È ovvio che l'amore sano non è dipendenza affettiva, non è soddisfacimento dei propri bisogni, ma è una relazione di interdipendenza. Bene, vediamo allora quali sono questi comportamenti non tanto sani che possono creare problemi in un rapporto di coppia. Il primo, ovviamente, è mancare di rispetto al partner. Questo però è un presupposto un po' generale per tutte le relazioni tra gli esseri umani. Non importa che livello di relazione ovviamente andiamo a parlare. Ed è fondamentale per gestire in modo sano un rapporto. Perché anche se una coppia fosse molto compatibile, prima o poi ovviamente ci saranno delle divergenze di idee, di opinioni, ci saranno delle discussioni. L'importante è non arrivare a mancare quotidianamente, periodicamente, sistematicamente di rispetto al partner. Ovviamente la soluzione non è l'assenza di discussioni, ma il vero e proprio desiderio di risolvere. Ricordate che un rapporto senza discussioni non è un rapporto sano, vuol dire che non c'è volontà di sistemare o di migliorare la situazione, quindi ci può essere la discussione. Non dobbiamo mancare di rispetto al nostro partner o a qualunque altro tipo di rapporto, ma soprattutto non dobbiamo permettere che l'altra persona ci manchi di rispetto sistematicamente. Questo è un punto molto molto importante su cui dobbiamo fare attenzione, dell'evitare di farlo agli altri, ma anche evitare di subire costantemente la mancanza di rispetto. Un altro punto a cui fare attenzione è l'assenza o la carenza di comunicazione. Perché? Perché tra i tanti aspetti in cui la coppia arriva a volte è quella di essere degli strani in casa, quindi di quasi dividere le spese dell'affitto o le spese domestiche, ma la mancanza di comunicazione, di dialogo, è una delle cause di raffreddamento ovviamente di un rapporto sano. Più si riesce a comunicare, non tanto in quantità di tempo, quanto in qualità della comunicazione, ovviamente, più la coppia si rinsalda. E ovviamente la comunicazione deve essere una comunicazione assertiva, perché non dobbiamo pensare che l'altra parte sia telepatica e capisca al volo, o leggendoci nella mente, quali sono in quel momento i nostri desideri, le nostre necessità, i nostri bisogni del momento e così via, ovviamente. Quindi ricordiamoci una corretta comunicazione assertiva, soprattutto assertiva.
Un altro punto importante è quella che dobbiamo imparare a mantenere la riservatezza di coppia, perché molti problemi arrivano proprio da questa mancanza di riservatezza. Io nei vari ambienti che ho frequentato e frequento sento molte volte persone raccontare, denigrando o, come si dice, facendo fare brutta figura, per non dire di peggio, al proprio partner o alla propria partner. Raccontano delle esperienze particolari e fanno passare l'altra persona un po' come o delle poco di buono o delle persone, uomini un po' esibizionisti e impotenti. Quindi direi che sarebbe meglio mantenere il riservo della coppia, soprattutto nella parte intima. Un altro punto fondamentale che può creare ovviamente problemi è quello di essere dipendenti affettivi, quindi essere sempre lì alla ricerca dell'approvazione del proprio partner, cercare sempre il consenso, chiedere sempre per ogni cosa all'altra persona se va bene o se va male, a qualunque livello, sia che sia un impegno personale, professionale, qualcosa da fare in casa. Ovvio che questa dipendenza affettiva esercita effetti negativi sulla relazione ed è uno dei fattori più importanti che mette più a rischio una relazione, soprattutto ovviamente se le due persone sono sane. Qui parliamo di persone tendenzialmente sane, non con disturbi del comportamento tipo manipolazione, narcisismo patologico. No, parliamo di quelle che sono le cose da correggere per due persone tendenzialmente sane che non hanno dei patologie vere e proprie, hanno qualcos'altro, potrebbe esserci la dipendenza affettiva e ovviamente questa dipendenza affettiva, se va a incontrare una persona con tendenze manipolatorie, narcisistiche, è ovviamente la nostra rovina, perché ne approfitterebbe molto, molto ancora di più. E comunque non è un comportamento sano. Dipende dal partner, ti allontana quindi dall'essere una persona responsabile e quindi ti allontana dalla tua maturità. Diventi incapace di gestire la tua vita, di prendere decisioni, avrai di conseguenza una bassa autostima e così via. Diventerà tutto un susseguirsi di negatività nell'interno della relazione. Abbiamo detto quindi che è importante anche un altro punto importante, quello di considerare le priorità della coppia, no? Quindi va bene soddisfare, andare a ovviamente coltivare i propri interessi, i propri hobby, però non dobbiamo dimenticarci che se vogliamo un rapporto di coppia, siamo in una coppia, quindi va anche rispettata a volte la priorità della coppia stessa, della famiglia stessa, no? Tante volte le persone le sento e sono un po' con la tendenza dello yes man o dello yes woman, quindi non si può sempre dire sì a tutto e poi andare in crisi magari con la coppia o con la famiglia. Bisogna imparare a fare delle scelte in modo oculato, sensato, ecologico, no? Che vada un po' a vedere quali sono le ripercussioni nel futuro, ovviamente. Un altro punto importante da evitare è quello di mettere sempre in discussione la coppia. Questo atteggiamento effettivamente porta un segnale di precarietà, perché mette in dubbio la relazione e la persona con cui si è instaurato un rapporto o, ancora peggio, con cui si vive. E tutto questo può scatenare ovviamente delle gravi lacune, delle gravi rotture, dei veri e seri problemi di mancanza di autostima da una o entrambe le parti. Ovviamente questa tendenza a mettere in discussione la relazione è più delle volte portata da un senso di insoddisfazione, da un senso di insicurezza, da paure o altre cose. Quindi, se capitate in situazioni simili, sappiate che forse è meglio ragionare un po' sulla cosa e magari cercare di fare un lavoro su se stessi. Come abbiamo detto prima, un punto importante è sì dare priorità alla coppia, ma non rinunciare sempre e per forza a se stessi. Quindi coltiviamo comunque quelli che sono i nostri
hobby, i nostri obiettivi. È ovvio, nelle scelte bisogna fare le scelte in modo ecologico, accurato, non devono danneggiare nessuno, nemmeno la persona che abbiamo a fianco, nemmeno la nostra famiglia. Ma non abbiamo, perché abbiamo iniziato un'azione, cancellare tutti i nostri hobby, tutte le nostre passioni, smettere di lavorare, studiare, andare in palestra o fare quello che ci piaceva fare. Questo non è ovviamente sano, perché togliere proprio tutto da se stesso vuol dire cadere in quello che è un circolo vizioso della dipendenza affettiva dall'altra persona. Quindi manteniamo comunque i nostri spazi. Evitiamo la negatività costante, perché in tutti i rapporti prima o poi ci possono essere delle difficoltà. Se la coppia, le persone sono sane, hanno problemi, disturbi del comportamento, ovviamente devono concentrarci sulla possibilità di risolvere i problemi che vengono fuori, sulla voglia di così di creare una relazione, un aiuto reciproco, un sostenimento, un sostegno reciproco, no? Quindi sostenersi reciprocamente è fondamentale, perché vanno a evitare di focalizzarsi sulla parte negativa. Tutti la possono vivere, ma più ci concentriamo sul problema, più tendiamo ad amplificare il problema. Allora, sia in coppia, mettiamoci lì anche con carta e penna e cominciamo a pensare come risolvere la situazione, quali sono le possibili risoluzioni. Ce ne sono sicuramente, non c'è un problema senza una soluzione. Come ultimo punto, che è quello che tante volte crea il problema, è quello di dare la relazione per scontata. Soprattutto questo succede dopo un po' di tempo, dopo l'enfasi iniziale, ovviamente. Ma una relazione va mantenuta viva con gesti affettuosi, con piccole attenzioni che rafforzano l'unione di coppia. Non ci vogliono a volte gesti eclatanti, basta a volte il piccolo gesto che aiuta la coppia a mantenere la relazione viva, no? Non diamo le cose per scontate, manteniamo le giuste attenzioni, teniamo vivo il rapporto. È fondamentale tenere vivo un rapporto. Non possiamo pensare che qualunque rapporto tra partner, ma anche di amicizia, qualunque tipo di rapporto, se non è mantenuto vivo, con voglia da ambo le parti, prima o poi muore. Bene, spero di avervi dato punti di riflessione importanti. È ovvio che in caso di crisi, difficoltà, potete tranquillamente contattarmi, scrivermi sotto, c'è il mio indirizzo email a cui potete tranquillamente scrivere. Grazie per avermi seguito anche questa volta, ci vediamo al prossimo video. Ciao!